nella puntata precedente. Siamo arrivati nella zona di sabbia, abbiamo preso la nuova arma Bubline. Vi ho fatto vedere la machine gun fino al livello 3, ma poi mi sono tenuto la Polestar. Abbiamo sconfitto Omega. Siamo arrivati a casa di Jenka portando il primo cane. Ci ha detto che ne abbiamo altri 4, che ne ha altri 4 e dovremo andare a cercarli. Poi è venuto Barrog a farci visita, dicendo che vuole la chiave per il deposito dove ci sono i semi dei fiori rossi. Per lo meno ora sappiamo dove sono i fiori rossi. Ah! Ora, alla ricerca di cuccioli. Uno è qua. E qui c'è anche una capsula di vita. Cioè, quel cane è l'unico grande genio che a cui è venuta l'idea di nascondersi in uno scrigno. Hai preso il cane. Ah, ogni cane ha anche un nome. Non ho visto il nome del primo cane. Peccato. Questo qui si chiama Mick. Ciao Mick. Ciao Quot. Battle 5, bello. Questo era, a parte quello che gli abbiamo già consegnato, è l'unico cane che si trovava sopra la casa di Jenka. Tutte le altre sono sotto. Mi sembra che fra questi 5 cani solo uno fosse femmina. Ah, sei veloce. Questo è sicuramente uno dei miei adorati cagnolini. Dato il cane. Ad ogni modo, devi essere un soldato della superficie. È passato tanto tempo da quando quei robot, proprio come te, sono venuti su quest'isola. Sono stati responsabili della morte di così tanti nemici indifesi. E per le vite dei uomini e donne coraggiose che hanno provato a difendere Mimiga. A causa degli effetti del consumo del fiore rosso proibito, il Mimiga cornered, letteralmente messo all'angolo, cioè con le spalle al muro, è diventato rabbioso, mannaro. Hanno combattuto viciously, non so cosa vuol dire, contro i robot che hanno invaso la loro isola. Chissà. Have there been no red flower? Non so cosa vuol dire. È veramente possibile che quel mimica su quell'isola potrebbe essere stato annientato? Ancora tre. So che puoi farlo. Ancora tre, intendo i cagnolini. Ok. Comunque, ogni volta che portiamo un cane, Jenka ci dice delle cose abbastanza interessanti. Qui ci sono cuori e missili, ma io ho già tutto pieno, quindi scendiamo. Deposito della zona di sabbia. Warehouse vuole deposito. Questo pezzo, ok, nella parte scorsa ho detto che la zona di sabbia mi piace, questo pezzo no. Diciamo che è il pezzo che mi piace di meno della zona di sabbia. Ecco, non capisco neanche perché sto salendo, perché qui c'è un cane. Cioè, fare è un'impresa farlo in modalità difficile, la zona di sabbia. Io ce l'ho fatta, ma ci ho messo un casino. Mi chiedo se devo battere Monster X con modalità difficile. Ma cazzo, faccio? Muori! Muori. Olle, figo. Yeah. Appena ci avviciniamo lui si mette a scappare, quindi lo prendo al volo. Yeah. Beati loro che non si possono fare male, non capisco perché loro sono sopra di me, no. Nel caso dovesse arrivarmi un colpo dall'altro si dovrebbe fare male lui. Eh no, mi faccio male io. Non è giusto, cioè. Oh. Definitivamente, quello è uno dei miei. Grazie così tanto. Questo fanno tre. E mi sono dimenticato di leggergli il nome, cavolo. Hai mai visto un mimica furioso? Mangiare i fiori rossi mi renderà più forte. Un gran numero di mimica pensava questo e hanno deciso di mangiare il fiore rosso. Poi, e solo dopo che hanno combattuto contro i squadroni di robot. Ma sai cosa succede dopo che un mimica si è riempito con così tutta quella rabbia? Era così terribile. Forse non potevano probabilmente non potevano controllare se stessi. Beh, molti dei mimica che hanno mangiato il fiore rosso non sono più stati rivisti. Sono andati perduti. Ho sentito delle voci che dicevano che loro sono andati sulla superficie dove vivono gli umani. Il pensiero del mimica arrabbiati
Anywhere close to the surface. Non sono solo lì. Con gli umani. Una verità. No, se è veramente. Se è vero, riesce a capire. Riesce a capire quanto è pericoloso il fiore rosso. Ancora due cuccioli. Cioè, lei ci dice le cose esistenziali, no? Poi ha due cuccioli. Ah, interessante. Sappiamo anche noi contare, eh? Bella. Oh yeah. Lo vedete il cane? C'è un cane lì. Ed è il prossimo che andremo a prendere. È il più figo di tutti, il mio preferito, veramente. Questa volta dobbiamo salire. E visto che non abbiamo la machine, cioè con la machine sarebbe più facile salire. Però non ce l'abbiamo. Ed è meglio così, fidatevi. Abbasso la machine gun. Non perché non mi piace, ma perché, lo ribadisco, le armi che otterremo saranno migliori. Qua si sale. Il cane entra. Noi lo seguiamo, è una stanza buia, ma se fate la mappa potete vedere com'è formata. Praticamente qua si salva perché sennò si rischia. Ecco, qua si può cadere, lì c'è un coccodrillo dove per forza ti mangia, cioè ti morde. È impossibile cadergli sotto e non farsi mordere. Bau, babau, vuoi portarlo con te? Sì, preso il cane. Ora, non so se qua, se mi buttassi, potrei atterrare. No, vabbè, dai, non rischiamo. Ok, salviamo così, giusto per sfizio. E questo è il quarto, il quinto so già dov'è, perché ovviamente io il gioco ho finito tipo così tante volte. È uno dei miei giochi preferiti. Sì. I miei giochi preferiti per ora sono tre a pari merito: Donkey Kong Country Returns, Cave Story e Earthbound. Viva Earthbound! Cazzo no, la Polo Star a livello 2 no! Tutto ma non la Polo Star a livello 2. E vai. Oh! Figa, livello 1! Ok. Dai, muori. Sì, ah, figa, solo cuore mi date, allora, eh. Oh, sì. Sì. Oh, yeah. Casa di Jenga. Tu sei quello famoso? Che senso ha? I miei cani non sono molto fond. Fond l'ho trovato così tante volte, ma non ho mai. Mi dimentico sempre di cercare cosa vuol dire sul dizionario. Insomma, non causano molti problemi sui cani. Apprezzo veramente il tuo lavoro, il tuo duro lavoro. La chiave del deposito, quello che stai cercando. Lo stesso deposito che contiene tutti i semi del fiore rosso dentro. Non importa per me chi sei, capito? Io non posso darti la chiave del deposito, mi dispiace. Aprire il deposito sarebbe folle. Permettere Mancor, non so cosa dire, della stessa tragedia di prima. 1, 2, 3, 4. Ancora uno. Bisogna praticamente arrivare alla fine della zona di sabbia per prendere quello lì. È quello più lontano di tutti. Olle, tutto livellato a massimo, mi piace. Bubline! Qui è perfetto usare il bubble. No, Bubble è il livello 2. No! Ho sbagliato.
Oddio, sto facendo un caos. Questo qui è bastardo da Madonna, è morita difficile, quante bestemmie gli avrò tirato dietro. Salire qua. Un sacco di vita. Oh, figa. No, l'ho preso qui Super Mystery, che nabbo che sono. Ecco, anche qui è perfetto usare il Bloodline. Aspetta, faccio un po' ricaricare il Bloodline. Ok. Vai! Madonna, quanti ce ne sono? Olle. Ok. Siamo arrivati all'ultimo cane che dorme lì beato. Questo qui è il deposito. È chiuso. Per portarlo con te? Sì. Ora ricarichiamoci tutto e salviamo. Olle, olle, olle. Vai, vai, vai. Ya, ya, vai. Uff. No! Ecco, avete presente quello in fondo al corridoio che ci lancia le ossa? Ecco, se non lo ammazziamo ci tirerà le ossa fino al villaggio di Mimiga, veramente. Sali, grande, grande scemo. Vai. Ho la chiave del deposito. Molto bene, ci vediamo. Aspetta! Jenka, oh, sei tu. Consegnato il cane, e chi se ne frega? La chiave del deposito è stata rubata da Barrog. Per favore, fermali. Faranno diventare furiosi Mimiga. Impossessati dai fiori rossi contro la superficie. Cioè, li manderanno contro la superficie. Aspetta, per favore, prendila con te. È tenuto la pozione di vita. Da usare con saggiamento. Usala e la tua vita sarà completamente recuperata, ma solo una volta. E anche, anche questa volta mi sono dimenticato di vedere il nome del cane. One. Cioè, il cane che dice One. Ah, ogni cane abbaia in modo diverso. Se aveste parlato con ogni cane, avrebbe abbaiato in modo diverso. Yeah, tutto liberato al massimo. La vita, i missili, tutto perfetto. Ora andiamo al deposito, dove incontreremo un boss. Qui incontriamo un boss in 2 secondi. In questo gioco, intendo. Comunque, ecco, volevo parlare di una cosa con voi, con chi è più esperto di Cave Story di me. Che c'è una modalità fatta apposta per il WiiWare che si chiama Curly Story, in cui bisogna comandare Curly, bisogna fare l'avventura comandando Curly, no? Ve l'ho già anticipato in altra parte, forse. Porco troia, devo rifarmi tutta la senza... Che è tutta la senza adesso, esagerato. Devo farmi tutta la strada. Comunque, dicevo, c'è questa modalità, no? Che...
A me sembrava che si sbloccasse quando parli per la prima volta con Curly, no? Però c'è il mio amico Super Mega Serte che ha finito il gioco in modalità normale, con il finale normale, eppure la modalità Curly Story non ha sbloccata. Che è successo? Ora, per chi è più esperto di me, la modalità Curly Story quando si sblocca? A me mi sembra quando parli con Curly. Allora, perché Super Mega Serte non l'ha sbloccata? Boh. Magari voi avete la risposta se ce l'avete scritto sui commenti. Ma 20 minuti sono veramente così tanti? Perché a me sembra di fare un sacco di roba eppure siamo già a 15 minuti. Wow. È una buona cosa. Cazzo! Non è una buona cosa perché mi ha delivellato. Adesso diventerò debolissimo. E io non sono d'accordo con queste cose, cioè il Bubbline a livello 3 è molto utile, però se appena scende a livello 2 diventa una delle armi più deboli del mondo dei videogiochi, manco su Super Story, proprio del mondo dei videogiochi in generale, cioè che cazzo è? Dal livello 2 al livello 3 non ci dovrebbe essere così tanta differenza. Adesso voglio livellare, eh sì, figa, non ci riesco a livellarla qua. Meglio che cambio arma, se no così mi portano a livello 0. Vabbè. Ecco, come vedete il deposito è aperto. Meno male che qui c'è la stazione di ricaricaggio, perché veramente. Oh, aspettate che mi metto comodo. Ok, andiamo a affrontare il prossimo boss. Con quale arma l'affronto? Palla di fuoco, missili. Toh, missili, va. Grande dottore, tutti i semi di fiori rossi sono stati raccolti. Bene, ma ricordo a memoria questa scena per il famoso doppiaggio di Plarpon. Ad ogni modo, i fiori che stanno crescendo lì sono quelli i fiori demoniaci? Sì, signore. Bene, bene. Proprio un fiore minaccioso. Unexpected to say at the least. Cioè, non mi aspettavo il contrario, non mi aspettavo di meno, forse. Mio grande dottore, desidererebbe forse mangiarne uno? No, non sarà necessario. Bene, perché non ci semplifichiamo la vita facendolo mangiare uno Mimiga? Sì, sono d'accordo. Ecco Toroko. Qui? Ehi, dove stai andando? Barrog, falle mangiare un fiore rosso. Subito. Per favore, non farlo. Mangialo. Mangialo. Fermati. King, con la sua spada. Toroko, va tutto bene? King, guardate Toroko con gli occhi rossi. Vede che è riuscito a fargli mangiare il fiore. Oh, la mia testa. No, sei quel dottore. Infatti, io sono il dottore e il tuo nuovo capo. Dovrei dire che è un piacere incontrarti finalmente. Dimmi, c'è qualcosa che vorresti fare con quella spada? Ho intenzione di ucciderti. Ecco, non ho capito, questo fumo l'ha lanciato il dottore o Misery? Mi sa il dottore. Senza il potere del fiore rosso sono deboli. Ah, tu sei quell'insistente soldato della superficie. Hai un tempismo perfetto. Sono tutti tuoi, un piccolo regalo da parte mia. Non c'è bisogno che mi ringrazi, ma riuscirai a gestirli? Ok, ora King è svenuto e dobbiamo combattere Toroko. Ecco, lancia di cubi dal quale escono dei fiori gialli, molto carini, molto high tech. Ok, ora che ci penso i missili non è che siano la scelta migliore, quindi andiamo giù con la fireball. Ecco, è una bastardissima quando me la lancia. Quando la lancia senza saltare. Ecco, questo boss più che altro è lungo perché non sta mai fermo. Fermati! Wow. E poverina, ma Toroko è morta.
sconfitto Toroko rabbioso, morta per sempre. Ora scena ancora più triste. Non posso più aiutarti. Mi vendicherai. E lui rilascia la sua spada. Ho ottenuto la spada, che è un'arma non fisica, ma è un'arma da lancio, che vi farò vedere nella prossima parte, perché siamo già a 22, a 20 minuti. Quindi ciao ragazzi, ci vediamo nella prossima parte, dove vi farò vedere la spada e andremo avanti. Ciao.